che viaggi molto, ogni volta che cerco di contattarti sei in un posto diverso del mondo, quindi sicuramente avrai più familiarità con il modo di fare giornalismo sia di altri paesi dell'Europa sia con come si fa giornalismo negli Stati Uniti. Secondo te la direzione in cui si sta andando in Italia calca le orme di alcuni di questi oppure si sta andando in una direzione completamente nuova? A mio avviso, in Italia abbiamo dei fenomeni divergenti, ma che vanno in direzioni diverse, o comunque che viaggiano a velocità diverse. Per cui, da un lato, abbiamo molti giornalisti, non soltanto giovani e giovanissimi, ma anche qualcuno più avanti con l'età, e anch'io da 35 anni dovrei essere ormai quasi nella seconda metà dell'insieme, però battute a parte. C'è una parte quindi di giornalismo che ha capito qual è il valore di internet, qual è il valore dei social media, cosa possono aggiungere al racconto giornalistico e quindi si è inserito in questo flusso. Lo vive, lo partecipa, lo segue, si aggiorna, conosce siti nuovi, vede quello che succede all'estero e ha contatti con l'estero e quindi è allo stesso livello di quello che dei loro colleghi americani o europei. Però, diciamo, come contraltare a questo gruppo di giornalisti, che sicuramente sono quelli più attivi sul web, hanno qualche legame con le testate tradizionali, ma nelle loro testate non sono sicuramente dominanti, c'è tutta invece una parte di giornalismo, soprattutto televisivo e cartaceo, che in parte ha capito i nuovi strumenti e cerca in qualche modo di raccontarli semplificandoli, ma nella maggior parte dei casi questo gruppo di giornalisti, che è quello che fa più opinione e che senz'altro ha la maggiore visibilità sull'insieme dell'opinione pubblica, non frequenta questi strumenti, non li conosce, non li pratica se non per sentito dire e quindi fa un po'. Racconta un po' un fenomeno come se stesse invece che dentro la piazza, ma dentro casa o con la porta chiusa, quello che succede fuori. Quindi non ha senz'altro né una dimensione di qual è il cambiamento, ma non è neanche in grado di usare questi nuovi strumenti ai propri vantaggi, nel senso di raccontare meglio le storie. Non voglio però generalizzare perché mi è capitato anche in qualche evento internazionale in Italia di sentire giornalisti di telegiornali italiani, corrispondenti esteri, che dicevano di usare Twitter non per twittare, ma per cercare di avere ulteriori fonti rispetto a quello che stava succedendo nel paese in cui si trovavano. Quindi non è giusto fare l'equazione telegiornale, giornalismo vecchio e invece internet, giornalismo nuovo, anche perché oggi su internet ci sono dei nuovi giornali diretti da giornalisti che vengono da testate vecchie. Mi viene in mente per esempio Lettera 43, che visto un po' rispetto agli altri giornali è quello che può sembrare un po' più neutrale rispetto agli altri. Quindi è un mondo variegato, non direi che siamo mediamente siamo indietro, ma con alti e bassi, quindi come un po' anche il resto, una caratteristica del nostro paese che ha una quota probabilmente di circa 10 milioni di persone che parla più o meno bene inglese, ha senz'altro risorse economiche sufficienti, ha contatti con l'estero, ha una buona posizione lavorativa e di fatto è a pieno titolo un cittadino europeo e globale, altro c'è probabilmente uno zoccolo ancora più ampio di una ventina di milioni di persone che ha un livello di istruzione basso, legge pochi libri se non nulla, guarda soltanto la televisione, ha un consumo culturale molto basso, non sa l'inglese e quindi vive in un mondo quasi a parte rispetto alla parte più avanzata del paese. Questo si rispecchia un po' anche nell'ambiente giornalistico. Sì, mi hai fatto venire in mente un'informazione che mi era pervenuta un po' di tempo fa.
E cioè che in Italia un lettore forte, statisticamente, è considerato uno che legge, non ricordo se 10 o 12 libri all'anno, se non ha 12 libri all'anno, se non, esatto, che a me sembra pochissimo. Non so che cosa ne pensi tu in merito. Guarda, io penso anche tu siamo fuori scala, non voglio dire migliori o peggiori di qualcun altro, però anche grazie all'uso degli ebook ti posso dire che quest'anno sono già arrivato a 81 libri letti tra brevi e lunghi, quindi misurato se la stessa statistica Istat chiede di identificare quali sono gli italiani che hanno letto più di 80 libri all'anno, non so in quale piccolo segmento della popolazione ritrovi. Comunque sì, mediamente sono d'accordo con te. Non so se poi questo 12 è preso per indicare almeno un libro al mese o anche perché magari le stesse statistiche vengono fatte con gli stessi insiemi di libri letti anche all'estero e quindi può essere una ricerca comparabile, non ti saprei dire, però senz'altro 12 libri letti io li ho letti credo nei primi 10 giorni di gennaio. Insomma, un lettore fortissimo, altro che forte, per gli standard italiani almeno. Comunque, ti voglio chiedere un'altra cosa, visto che si parlava di l'utilizzo di social media, abbiamo parlato di utilizzo di social media nel giornalismo e per la diffusione di informazioni. Però, visto che tu hai lavorato per diverse aziende, in vari ambiti, ti voglio chiedere che cosa ne pensi dell'utilizzo di social media e social network, soprattutto all'interno dell'azienda, se possono essere utili oppure no. Ma a mio avviso tutte le tecnologie vanno usate, tante non perché vanno di moda o perché sono diventate di massa, ma perché possono dare un vantaggio rispetto a chi le utilizza. Quindi questo vale anche per le aziende che possono usare questi strumenti sia per fini interni e quindi per fluidificare la comunicazione all'interno dell'azienda, lavorare in maniera più collaborativa e diffondere meglio le informazioni all'interno dell'azienda, possono essere usati esternamente per abilitare e dare forza all'insieme esteso dei partner dell'azienda, che comprende non soltanto i fornitori o gli azionisti o i media partner, ma diciamo nel suo insieme più vasto comprende anche clienti con i quali è possibile non soltanto capire se i prodotti che l'azienda e i servizi che l'azienda offre rispondono alle necessità del cliente, ma quali altri servizi o per migliorati i prodotti insieme agli utenti può essere un modo per dare ulteriore business e far crescere ulteriormente l'azienda. Quindi, in quest'ottica, senz'altro i social network possono dare un contributo a rendere più moderna, più competitiva un'azienda. Tutto sta poi a avere una strategia alle spalle, cercare di capire in base alle proprie esigenze quale può essere lo strumento più adatto, consapevole di una cosa, che questi strumenti richiedono una struttura aziendale che sia volta alla trasparenza, all'apertura e con un modello quindi molto a rete più che modello gerarchico vecchio tipo. Quindi se un'azienda non fa questo cambio di mentalità, qualsiasi social network utilizzato non dà i frutti sperati. A questo proposito, butto giusto lì un input, c'è cioè un libro di Charlene Lee che si chiama Open Leadership, che sta proprio sotto questo, come l'azienda che voglia usare al meglio questi strumenti debba concepire un modo diverso di gestire la propria leadership dal top management in giù, quindi in un sistema molto più aperto e trasparente. Questo comporta chiaramente anche dei rischi e un modo diverso di lavorare, però credo che la storia recente dimostra che le aziende che hanno avuto un management e una leader di questo tipo sono quelle che oggi sono meglio posizionate
sul mercato internazionale, quindi semplicemente guardando questo dato, ogni azienda dovrebbe cercare di trasformarsi in questa direzione.